Minuti ai teleschermi di Telearena per tornare a rivivere le immagini della indimenticabile partita che il nostro magnifico Verona ha combattuto ieri contro la Juventus nell'attesissima partita della quinta giornata di campionato. È stato già detto che la partita di ieri resterà storica, resterà indimenticabile. Si è parlato della più bella partita mai vista al Bentegodi, della più bella partita di tutta la storia del calcio gialloblu, niente meno. Queste iperboli non ci sembrano assolutamente esagerate, ma ancora una volta lasciamo parlare le immagini che sono nuove, nuovissime, visto che proprio nel momento in cui il nostro magnifico Verona andava a combattere contro la Juventus, con l'esito che ormai tutti ben sappiamo, proprio in questo felicissimo momento la RAI ha scioperato. Le immagini di Telearena sono quindi le prime che vi giungono a ripercorrere felicemente questo cammino difficilissimo del Verona contro la Juventus, difficilissimo soprattutto sulla carta, difficilissimo nel momento in cui partono le nostre immagini. Le formazioni delle squadre sono le seguenti: il nostro Verona schiera la propria formazione tipo, cioè Garella, Ferroni, Marangon, Tricella, Fontolan, Brigel, Fanna, Volpati, Galderisi, Di Gennaro ed Elchier. Vediamo inquadrati Tricella e Scirea, capitani delle due squadre che salutano il pubblico. Nella panchina del Verona siedono Spuri, Fabio Marangon, Donà, Bruni e Turchetta. La Juventus, Favero, Cabrini, Caricola, Pioli, Scirea, Briaschi, Tardelli, Rossi, Bonini e Boniek. Grossa sorpresa quindi all'annuncio delle formazioni da parte dell'altoparlante dello stadio, dal momento in cui tutti hanno appreso che Platini non viene schierato in campo. Sorpresa raddoppiata alla notizia che al suo posto gioca non già Vignola, né Prandelli, né Limido, non cioè un centrocampista, bensì un difensore quale Caricola. Testimonianza questa evidentissima del timore, della paura che il nostro Verona incute alla Juventus, ed è già questo motivo di grande soddisfazione per noi ex provinciali. Ora nella panchina inquadrati Bergamo con Rossi e Briaschi, ma è Galderisi che dovrà battere il calcio d'inizio. Lo vediamo un po' scherzare con gli ex compagni. Ricordiamo la composizione della panchina bianconera: sono seduti con Trapattoni, Bodini, Prandelli, Limido, Platini e il nostro buon amico Beniamino Vignola. Arbitro della contesa è il signor Bergamo di Livorno, che vedete sta sgambettando al centro del campo. Ma vediamo a questo punto, torniamo a questo punto a fare semplicemente rivivere le immagini e lasciamo ai nostri telespettatori il gusto di un personale commento, di personali urli di gioia per rivivere al meglio il clima della partita. Di tanto in tanto faremo sentire nei momenti decisivi della partita la nostra voce registrata dai microfoni gialloblu di Radio Adige, che naturalmente in diretta hanno seguito l'andamento della partita. Ma torniamo indietro nel tempo e torniamo esattamente al 16° secondo dopo il fischio d'inizio, per vedere appunto le immagini della partita. Verona alla destra della nostra postazione microfonica, Juventus alla nostra sinistra. È Fanna che ha servito ora Galderisi. Nelle file della retroguardia bianconera c'è Favero in marcatura su Galderisi, mentre il giovanissimo Pioli, non ancora 19enne, deve vedersela con Elchier. Nel nostro settore difensivo abbiamo Fontolan su Paolo Rossi, Fontolan su Briaschi e Ferroni su Rossi. È ora Elchier che si avvia a rimettere in gioco con le mani, consueta potenza da parte del nostro magnifico Preben. Ecco la palla che giunge in area, ma c'è da ripetere la rimessa laterale e quindi il signor Bergamo ordina appunto di ripetere la rimessa. Ecco che viene eseguita in questo momento da Cabrini, terzino mondiale. Inquadrato appunto Cabrini, la Juventus, ripetiamo, scende in campo con una formazione dichiaratamente difensiva. Ora c'è una rimessa laterale per il Verona, ecco Galderisi in lotta con Favero che mette palla oltre la linea dell'out. Inquadrati Favero e Bonini, che indossa la storica maglia numero 10 di Platini. Vediamo Cabrini parlottare nel frattempo con l'arbitro. Ecco Pierino Fanna che giunge nel teleschermo e chiede la palla. C'è un calcio di punizione, anzi per fallo, di Favero su Nanu Galderisi. Nanu Galderisi è uno degli ex bianconeri, l'altro è proprio Pierino Fanna, ora inquadrato. Ecco il suo pallone che colpisce Bonini. Ancora Bonini che cerca di portare la palla in avanti e poi la dà invece all'indietro per Tacconi. Questi è Caricola, Ricciolino, ex Barese, ora Pioli. Avanza questo giovanissimo giocatore, tutto il teleschermo per lui, servizio profondo, Briaschi in lotta con Fontolan. Ecco Fontolan che cerca di azzannare il rivale, palla quindi per Cabrini. Questi è Boniek,
uno dei più in forma della pattuglia bianconera, servizio profondo e palla che varca la linea dell'out. Il Bentegodi, lo ricordiamo, è stipato in ogni ordine di posti. Ecco Garella che serve Marangon, attacca Luciano sulla fascia cominciando a scavallare, questi è Di Gennaro, un'inquadratura molto bella dei nostri operatori, tutta per lui. Ora Marangon, ecco quindi Elkier in lotta con Pioli che lo maltratta, calcio di punizione quindi per il nostro Verona, ma Bergamo ha lasciato correre nell'occasione, rimessa laterale quindi per la Juventus, mentre vedete che c'è addirittura un fallo fischiato contro Elkier, questi a Boniek di spalle che ha dato a Pioli che cerca Elkier di disturbare, palla all'indietro quindi per Tacconi. Ancora la Juventus ora che cerca di manovrare, inizio vedete prudente, ecco Bonini e questi a Tardelli, palla quindi per Caricola che un po' piegato in avanti cerca di farsi spazio, lascia Tardelli, Brigel su di lui, ecco il cross dalla parte opposta, cerca di controllare Briaschi all'indietro, Cabrini quindi, i nostri fanno muro, è Tricella che va a chiudere, palla quindi per Rossi, magnifico Ferroni, panna, ancora Pierino che esce bene dalla mischia, Mauro Ferroni dopo aver marcato Rumenig, dopo essere stato l'antagonista di Zico, deve vedersela con Paolo Rossi e vedete che al primo intervento l'ha anticipato con la consueta bravura, con la consueta classe e soprattutto con la consueta correttezza. Siamo a questo punto, amici sportivi veronesi, che state rivivendo con noi dai teleschermi di Telearena le immagini della stupenda partita Verona-Juventus al quarto minuto e settimo secondo del primo tempo naturalmente. Questi è Tardelli, Scirea, Nasuto, Mundial e quindi Caricola. Arriva ancora Tardelli che la fa da cervello nel settore centrale, Rossi cerca spazi, Tardelli, Volpati ringa su di lui, Bonini, Galderisi che va un po' a disturbarlo, Caricola, lenta la manovra della Juventus, ora Marangon cerca di chiudere questi a Rossi, Ferroni sempre che non lo molla, lancio lungo per Bonini, lo controlla Di Gennaro, cross e Tricella, ancora una volta perfettamente tempista, Marangon spara in avanti ed ecco però Pioli perde la palla, la recupera e la tocca all'indietro per Tacconi, siamo al quinto di gioco a questo punto. Ecco Scirea che riceve, Scirea lo ricordiamo, libero ormai giustamente famosissimo visto che è libero della Nazionale Mondiale, è nato a Cernusco sul Naviglio, lo stesso paese del nostro Tricella, paese di grossi liberi, quindi questa cittadina lombarda, mentre attacca ancora la Juventus, ecco Boniek, cerca di chiuderlo Volpati, Caricola, Marangon è pronto su di lui, scatta Tardelli qui sulla destra, ecco che Caricola l'ha visto, Tardelli contro Marangon, Rossi ancora e quindi Fanna che libera, appostato saggiamente, Elkier in lotta con Pioli, Galderisi, ma c'è stato un fallo di Pioli sul nostro magnifico Preben. Di Gennaro e Brigel inquadrati, inizio di partita un po' prudente da parte della Juventus che vuole evidentemente controllare il nostro Verona, sta prendendo le misure, tra poco comincerà l'abbordaggio, ecco Galderisi, quindi Volpati, ma esce Cabrini dalla mischia, Fanna lo mette giù, Fanna e Cabrini sono grandi amici e infatti si riempiono di botte ogni volta che si incontrano, questi è Tardelli, Scirea, ecco Bonini che si è tagliato i capelli perché Boniperti, lo ricordiamo, è un po' come il colonnello di una caserma, quindi Bonini e sulla faccia destra attacca ora Scirea, cerca il triangolo, lo chiude Brigel, palla per Boniek che se ne va, cerca di entrare in area, deve uscirne, ecco il suo tentativo di servizio profondo e Ferroni ha messo in calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo per la Juventus, applausi sportivi per Boniek, ma ricordiamo comunque che anche sono molti i sostenitori juventini presenti al Bentegodi, c'è il calcio d'angolo per Rossi, ecco Pablito alla battuta, questi è Briaschi, ancora Rossi, ha una mano fasciata, vedete, ecco l'appoggio per Caricola, ancora all'indietro, questi è Pioli, appoggio quindi profondo ma esce benissimo Tricella, recupera però Scirea, va a recuperare Elkier, generosissimo su di lui consentendo il recupero di Ferroni, applausi scroscianti per Elkier, questi è Ferroni,
Ed ecco Brigel a centrocampo, siamo al settimo di gioco, il Verona affonda i colpi, ecco Brigel, sembra un mietitrebbia, ma Tardelli riesce con uno schizzo dei suoi a soffiargli la palla. Bellissima azione profonda di Brigel che ha tentato la prima incursione verticale, ed ecco Bergamo che paternamente va a rimproverare Nanu Galderisi per un intervento falloso. Calcio di punizione già battuto, questi a Scirea, si riconosce dal naso, palla per Caricola. Ancora la Juventus, Tardelli, Caricola, la palla però è uscita oltre la linea dell'out. La rimessa laterale ora viene effettuata da Marangon. Ecco Brigel, sempre più a suo agio a centrocampo, apre per Fanna. Pierino sulla faccia destra, ci sarà Cabrini ad attenderlo, ma ecco che Pierino crossa, Elchier anticipato da Pioli, e quindi è Caricola, ma c'è Marangon sulla palla, lascia che la palla varchi la linea dell'out, rimette in gioco Luciano, all'indietro Di Gennaro, bel dribbling, si accentra, fallo di Tardelli, calcio di punizione quindi per il nostro magnifico Verona. Siamo all'ottavo minuto e 34 secondi, Scirea non è d'accordo, vuol portare via la palla di Gennaro che non la molla, anche Rossi va a dire la sua, è toscano come l'arbitro Bergamo. Bellissimo, nel frattempo vedete le inquadrature dei cameraman di Telearena che sono stati dispiegati attorno al terreno del Bentegodi. Ora abbiamo Elchier, Di Gennaro e Fanna pronti alla battuta di questo calcio di punizione che viene scoccato al nono minuto del primo tempo naturalmente. È Di Gennaro che si avvia a toccare, è Fanna che crossa, Tardelli mette fuori, Elchier recupera, cerca spazio, botta, tacconi, si accartoccia, perde palla, Galderisi, arriva un leggero attimo di ritardo, peccato. Amici sportivi veronesi, questa che abbiamo annotato al nono del primo tempo è la prima autentica grossa palla gol, avete visto inquadrato tacconi per un istante, la prima grossa palla gol che il Verona ha saputo costruire con i suoi gemelli terribili Elchier e Galderisi. Elchier ha sparato una bordata micidiale che ha costretto tacconi alla parata in due tempi, e per poco Nanu con il suo proverbiale opportunismo non giungeva a metterci la zampata, anzi la zampetta. Ora c'è Brigel, anzi Boniak, che apre per Cabrini, se non andiamo errati, sulla faccia destra, si trattava invece di Favero, ecco il suo cross, Briaschi sbuccia appena di testa, e questi è Marangon che subito ingombisce nel portare in avanti la palla. Ancora Marangon, accanto a lui Di Gennaro, ecco il nostro magnifico cervello, ripetiamo, maturato ad altissimi livelli, Volpati, scende bene ora il Verona che comincia a ritrovarsi a memoria, Fanna, inquadratura tutta per lui. E questi è Brigel che si destreggia benissimo, Volpati, botta, tacconi, miracolo di piede, grossissima occasione per il nostro Verona e meritatissime lodi per Hans-Peter Brigel che a dispetto del fisico da maciste possiede talvolta la leggerezza di Pollicino e ha toccato un pallone invitantissimo per Volpati che ha battuto di prima intenzione, avete visto la bella parata d'istinto di tacconi. Abbiamo visto nel frattempo inquadrati Galderisi che si prende un po' di botta dal baffo di Favero, calcio di punizione già battuto, e questi attacconi che ha affidato a Pioli, questi Caricola, il giocatore che è stato inserito al posto di Platini, che è stato spostato anzi al posto di Platini Bonini, e Caricola la fa da mediano pur essendo difensore puro. Questi è Ferroni ancora una volta in bell'anticipo, ed ecco il tocco per Marangone, il gioco però era stato fermato dal signor Bergamo, e ora c'è un calcio di punizione per il Verona, 11 minuti e 23 secondi al fischio d'inizio. Di Gennaro, Marangon e Bergamo inquadrati, questi è Paolo Rossi naturalmente, anche lui si è tagliato i capelli, Boniperti sarà contento e può consolarsi con quello che può. Questi è Galderisi all'indietro, Brigel apre quindi per Pierino sulla faccia destra, ecco Fanna che mette giù, e questi avvolpati in lotta con Bonini, ancora Volpati, si destreggia, Cabrini raddoppia la marcatura e mette oltre la linea dell'out, sembra che abbia toccato per ultimo Volpati, dice il signor Bergamo, occhio di lince, e quindi è Cabrini che tocca all'indietro per tacconi, e questi è ancora Caricola che non affonda mai i colpi, vedete Elchier bravissimo, recupera un bel pallone e palla quindi per Marangon. Marangon scende sulla fascia, vanno a chiuderlo Tardelli e Caricola,
appoggio per Elchier che ha scherzato Pioli, ancora Elchier, botta! La palla va a finire nella curva e non torna più. Brigel ed Elchier, vedete, vogliono il calcio d'angolo perché ci ha messo la punta del piede un difensore bianconero, ma il signor Bergamo non è di questo avviso e vedete i nostri stranieri sono in grado, questi sono tutti contenti nel frattempo perché si sono tenuti la palla che infatti non torna più sul terreno di gioco. In qualche campetto veronese oggi alcuni ragazzini avranno giocato. Ecco l'altro pallone, nel frattempo Tacconi inquadrato cerca lo scambio, questi è Cabrini e quindi abbiamo Favero e ancora Tacconi, ma c'è da ripetere se non andiamo errati. Questo grosso tiro di Elchier è finito fuori, forse c'è stata una deviazione di un bianconero, ora è Tacconi che butta nella metà campo gialloblu dove Brigel si alza come un grattacielo in corna, ma questi è Tardelli. Ancora il cervello mondiale per Rossi, all'indietro Tardelli, questi è Boniek che cerca spazi, sempre Brigel a chiuderlo, attenzione Boniek, questi è Scirea e c'è Di Gennaro che mette in calcio d'angolo, il secondo calcio d'angolo per la Juventus, esattamente al 13:39 del primo tempo, inquadratura per Briaschi, ex genovano lo ricordiamo, ed ex vicentino anche, giocava nel Vicenza con Rossi e Marangon, quando i nostri cugini sapevano ancora cosa voleva dire Serie A. Ecco Briaschi che mette in mezzo, Di Gennaro stupendo mette fuori, ancora la Juventus in avanti, Chiren fuori gioco e ha messo la palla ugualmente alle spalle di Garella, ma non si può neppure parlare di gol annullato perché avete visto che Scirea era in evidente posizione di fuorigioco, i nostri si sono fermati perché avevano visto sbandierare il guardalinee, il tutto al 14 del primo tempo. E il Verona a questo punto, che ricordiamo, è andato vicino al gol al 9° con Elchier e Galderisi, al 10° con Volpati. Ora è la Juventus che prova ad imbastire qualche manovra, ancora Boniek che fa il diavolo a 4, ma non lo molla il dottor Volpati, vedete, ma questi è Tardelli, apre per Cabrini, Di Gennaro inquadrato di spalle, ma c'è anche Tricella e Ferroni esce bene da un duello con Rossi, appoggiando per il sempre più snello Garella, appoggio quindi per Marangon, eccolo nella fascia di sua competenza, alla sinistra, accanto a lui Elchier che riceve, Tricella quindi sempre sollecita dal Manforte a centrocampo, arriva anche Fontolan, il nostro Verona che manovra con scioltezza, c'è un colpo di testa però di Favero, rimessa laterale per il Verona dalla fascia destra del nostro fronte offensivo, 15:14, il Verona cerca ora di stringere i tempi, ecco Volpati, Di Gennaro, ancora Di Gennaro cerca lo scambio con Elchier, Pioli, Briaschi, ma quindi ancora Volpati, il Verona recupera palla, la palla sparisce, eccola là, di Galderisi all'indietro, ma purtroppo c'era Cabrini che riesce a recuperare, serve Rossi che controlla molto male, anzi era Tardelli, non ha controllato per niente e c'è quindi un calcio di punizione per il Verona. Tardelli, vedete, ironizza sull'operato del signor Bergamo. Brigel e Di Gennaro pronti alla battuta, va Bonini a disturbare, ha già battuto Di Gennaro per Volpati, Volpati tenta il cross, ora ancora Di Gennaro, ecco Marangon, tutto il Verona in avanti, vedete amici sportivi, ecco il cross di Marangon, Brigel cerca di incornare, non riesce a raggiungere la palla, Cabrini si avvia a liberare, Volpati su di lui, la palla recuperata da Galderisi che lotta come un marin, Volpati quindi sulla fascia destra, ecco il suo cross, ma c'è un calcio d'angolo, bellissima azione puntigliosa del nostro Verona, siamo ora al 16:28 del primo tempo, naturalmente 0-0 il punteggio, è Pierino Fanna la battuta di questo calcio d'angolo, ora Pierino butta nel mucchio, cerca Brigel di saltare, Fontolan e Tacconi recupera tornando sulla palla, grossa occasione ancora per il Verona al 16:50, rivediamo, Elchier aveva cercato la rovesciata, Fontolan e Tacconi che riesce con un colpo di reni a recuperare la palla, avete visto amici sportivi veronesi anche nelle nostre bellissime riprese da dietro la porta avversaria che il nostro Verona ancora una volta poteva avvicinarsi al gol, ora ci riproviamo, ecco Brigel, Di Gennaro
ancora quindi Marangon, gioco corale del Verona dalla parte opposta, Matacconi controlla che la palla varchi la linea di fondo. Il Verona, amici sportivi veronesi, avete visto, dopo un avvio prudente, concentrato, teso da ambo le parti, ora va prendendo saldamente in mano le redini dell'incontro, si è già avvicinato al gol in non meno di 3 occasioni, al 9, al 10, al 16, e quando il Verona attacca mostra una compattezza di squadra che la Juventus pare avere smarrito del tutto. Ecco Brigel, Di Gennaro, quindi Volpati cerca il servizio profondo, qui c'è Fanna in lotta ora con Bonini, ancora Fanna, dribbling vincente, zuccata di Scirea, recupera però Volpati, ancora un attacco, Galderisi di tacco, Brigel cerca di destreggiarsi, ancora Galderisi, tacconi, si accartoccia e para. Un'altra bella azione del nostro Verona, e vedete come smoccola tra pattoni che corre dei rischi, ma come si può non tenere Galderisi, dice evidentemente Trapattoni, ma il nostro Puffo è veramente imprendibile. Questi è Fontolan nel frattempo che non fa vedere palla a Briaschi, ed ora Elkier che spara un'altra botta micidiale e costringe Tacconi ad accartocciarsi, ma guarda un po' se il modo di tirare. Ora c'è Caricola che porta in avanti la Juventus alla chetichella, vedete la squadra bianconera sembra non trovare spazi perché i nostri attaccano in pressing, Marangon e ora Di Gennaro, Galderisi che recupera un bel pallone sulla fascia destra, ancora l'ha soffiato a Scirea, ecco il cross per Di Gennaro che spara e sfiora il gol. Azione incredibile, vedete Elkier, amici sportivi veronesi, Totò, Di Gennaro, questa è stata forse l'azione più bella al 19° del primo tempo, questo primo tempo che andiamo rivedendo, riprovando ancora le emozioni di ieri. Vedete Tacconi come se la prende con i suoi compagni, con il pallone, adesso probabilmente lo prende pure a calci. Dicevo, amici sportivi veronesi, che al 19° di questo primo tempo Di Gennaro ha avuto sui piedi un bel pallone, ha tirato stupendamente il buon Totò e purtroppo il palo è stato sfiorato appena dalla bordata di Di Gennaro. Il nostro Verona a questo punto meriterebbe di andare a segno, il gol è maturo, direbbero i nostri nonni, lo diciamo pure noi che a questo punto temevamo il Verona dovesse pagare troppo caro il fatto di non poter concretizzare una superiorità indiscutibile. Garella sino a questo momento ha passato una domenica tranquilla, ora Tacconi era in fuorigioco, Tardelli anzi era in fuorigioco, qualche esitazione nel nostro dire, sembra di essere appunto tornati allo stadio. Ora c'è Di Gennaro, ma palla per Bonini e questi è Caricola che riceve da Tardelli, appoggio profondo per Bonini, va a chiudere Ferroni, il quale è molto bravo a governare la palla, la difende e Bonini commette un fallo su di lui. Nel frattempo vedete quanti fotografi con familiari e prole alle spalle della nostra porta. Di Gennaro in bellissimo stile scambia con Nanu, ancora Di Gennaro, appoggio profondo per Elkier, ecco Elkier sulla fascia destra, Pioli su di lui, Elkier lo scherza, ancora Elkier abbattuto da Pioli, siamo al 20° del primo tempo, il signor Bergamo dice di lasciar correre, Elkier è stato messo giù e a nostro avviso, amici sportivi veronesi, c'erano qui gli estremi per un calcio di rigore. Siamo giunti ora al 21° del primo tempo, questa azione, ripetiamo, avrebbe meritato un moviolone, ma ripetiamo che la Rai è andata in sciopero proprio per non far soffrire troppo gli juventini, che hanno già sofferto abbastanza di fronte ai nostri magnifici 11 ragazzi in maglia gialloblu. Il fallo su Elkier, ripetiamo, è stato evidente, era comunque a due passi dalla porta di Tacconi. Elkier, avete visto con quanta bravura aveva effettuato un tunnel sul giovane Pioli. Ora c'è Brigel che viene raggiunto da Tardelli proprio nel momento di battere rete, ma forse qui, ecco, sì, c'era un calcio di punizione per fuorigioco del nostro Tedescotto. 22 minuti del primo tempo, amici sportivi veronesi, sempre Verona 0, Juventus 0, il punteggio Scirea e Tacconi inquadrati. Ecco la palla che giunge ancora nella nostra metà campo, questa era la magnifica curva sud, i magnifici ragazzi delle brigate, degli ultras e i mille e mille tifosi che sostengono il nostro Verona
con grandi grida di incitamento. Questi è Brigel che raggiunge stupendamente Boniek, che poi lo ammacca un po'. Ecco che i due si rialzano, ci vuole altro per spaventare il nostro magnifico gigante. Questi avvolpati, ecco Di Gennaro che riceve, sempre in bello stile, bel servizio profondo, Elkier ancora in lotta con Pioli, e ora c'è una rimessa laterale per il nostro Verona. Elkier ha effettuato un tunnel su Pioli, avete visto, stupendo, prima di essere abbattuto dallo stesso Pioli nell'area di rigore avversaria. Ora il Verona attacca ancora, Marangon di testa per Fanna che recupera ancora dall'indietro. Verona ora padrone del campo in questo momento, la Juve non ha ancora impensierito Garella, ecco Marangon che effettua un cross, mette fuori Pioli, recupera Caricola, e questi è ora Fontolan abbattuto a sua volta. Calcio di punizione quindi per il nostro Verona, che vedete amici sportivi veronesi sta attaccando in massa, cercando di far valere la propria indiscutibile superiorità collettiva. La forza del nostro Verona è nella classe naturalmente dei suoi uomini migliori, ma è anche e soprattutto questo magnifico collettivo, questo magnifico insieme che Bagnoli ha saputo costruire con grande bravura. Questi attacconi, Di Gennaro alla battuta, respinge la barriera, Volpati, e ora Tacconi mette ancora in calcio d'angolo, bellissimo tiro di Volpati che con grande bravura ha recuperato il pallone respinto dalla barriera sulla botta iniziale di Gennaro. Ora c'è un calcio d'angolo ancora per il Verona, inquadrati Boniek, Tacconi, Di Gennaro, vediamo un po', è Pierino Fanna alla battuta, ecco il pallone nel mucchio, Tacconi di pugno mette fuori ed è addirittura Briaschi che libera, ma recupera bene Marangon, all'indietro per Tricella che con calma olimpica da Marangon ancora, e questi è Fanna ammaccato, recupera, ed ecco Di Gennaro sempre pronto a trovarsi nella posizione giusta. Ancora Fontolan che non si limita a difendere, palla quindi per Volpati, all'indietro ancora, ecco Tricella che aggira stupendamente Rossi, ancora Volpati e quindi Tricella, e qui c'è Nanu in lotta con Favero, bel tocco di Nanu, e Favero senza nessun pudore diremmo interviene a piè battuto sul buon Nanu che si prende le prime botte della partita. 25esimo ora del primo tempo, naturalmente sempre 0-0 il punteggio. Ora è Fanna che si avvia a rimettere in gioco con le mani la squadra veramente provinciale, sembra proprio la Juventus che avete visto non ha mai impensierito sino a questo punto la nostra magnifica difesa. Ecco Fanna che recupera un pallone, lo dà all'indietro a Ferroni che aggira benissimo Briaschi e quindi dà a Fontolan, e questi ancora Brigel che fa lavorare Di Gennaro, c'è un anticipo di Tardelli che dà Caricola, Caricola non si capisce bene che ci stia a fare in questa fascia, cerca di aggiungerci alla propria difesa, ma avete visto che i nostri sono bravissimi a trovare varchi anche altrove. Ancora Caricola inquadrato, cerca lo scambio, ma qui c'è Ferroni che anticipa Rossi e poi mette nuovamente il piede, applausi scroscianti per Mauro Ferroni al quale la curva dedica il suo urlo di incitamento. Ora Volpati ha recuperato un bellissimo pallone su Rossi, l'ha dato a Marangon, ancora Luciano ha battuto, vedete un po' vigliaccamente da Tardelli, ma il nostro cameraman può documentare appunto questa mancanza di cavalleria di un giocatore certamente bravissimo come il campione mondiale Tardelli, giocatore però un po' carognetta, l'abbiamo già visto in altre occasioni. Ora c'è un calcio del primo tempo e il Verona cerca di cogliere un premio che sarebbe a questo punto estremamente meritato dei suoi sforzi, della sua capabilità, della sua linearità operativa. Sentite un po' come parliamo difficile, amici sportivi veronesi, stiamo cercando le parole per esaltare questo nostro Verona, e ora c'è Tacconi che mette fuori, ma recupera Marangon, il quale si esime dal tiro, da Fontolan anticipato da Briaschi che tocca a Rossi, ma c'è ancora Volpati, ancora Domenico che cerca spazi, trova Fanna, ecco Pierino ancora il cross, Brigel alto, peccato, ha colpito un fotografo, avete visto, ed ecco Big Jim che ritorna
al centro del campo, amici sportivi veronesi. Altra azione da gol, questa che abbiamo segnato al 27esimo e 16 secondi del primo tempo. Brigel di testa ha sfiorato il bersaglio ed ora è Tacconi che butta nella metà campo gialloblu, dove incorna stupendamente Fontolan, recupera Tardelli e questi è Boniek. Boniek è uno di quelli che si salvano nelle file della Juve. Ecco Cabrini, un altro che può dir la sua, tocco all'indietro, Bonini che talvolta gira a vuoto, arriva Cirea, ora cerca di metterci il naso, è proprio il caso di dirlo, nelle nostre manovre offensive del nostro settore difensivo, anzi, ma mette, avete visto, il pallone chiaramente fuori bersaglio. Questi è Marangon, Tricella, ancora Luciano, ecco Marangon ancora, e questi è Galderisi che se ne va in dribbling, lo mette giù Favero, il quale poi resta lì con il piede ben teso sopra la caviglia del povero Nanu, abituato a ricevere botte terrificanti, ma in grado ancora sempre di combattere, di lottare e chissà di vincere. Siamo al 28esimo e 21 secondi del primo tempo, sempre Verona 0, Juventus 0. Ora è Di Gennaro pronto alla battuta, ecco che cerca di far pervenire la palla d'Elchiar, controllo stupendo, ma ancora una volta purtroppo il buon Preben era in fuorigioco. Vedete che non sembra tanto d'accordo il nostro magnifico atleta, che ha fatto passare una domenica da dimenticare al giovanissimo Pioli. Ora è Tacconi che scambia con Scirea, Tacconi ancora inquadrato, siamo ormai vicini allo scoccare della mezz'ora di gioco. Tacconi che ancora gioca con la palla, poi la maltratta nella metà campo gialloblu, arriva Fontolan ma recupera Boniek, cerca di chiuderlo Brigel, ancora Boniek che si accentra dalla parte opposta, stupendo lo stacco di Marangon, Nanu, ma c'è Bonini che dà a Favero e questi ancora Boniek, Brigel sempre su di lui, ma c'è ancora Tricella che interviene d'anticipo, ridicolizzati Briaschi e Rossi. Ora c'è Fanna che porta in avanti la palla, appoggio profondo per Tricella, raddoppiano la marcatura Pioli e Scirea e Tricella è costretto a toccare per ultimo e a mettere la palla oltre la linea dell'out. Rimessa laterale quindi per la Juventus, e Scirea che si dedica a questa necessità, poi lascia l'incarico ad altri. Inquadrata nel frattempo la nostra panchina, vedete i capelli bianchi del giovanissimo massaggiatore Stefani. Ora la nostra curva che attende di esplodere, ecco che si sentono inquadrati e salutano, mentre c'è Fanna che si avvia a rimettere in gioco con le mani, palla per Elchier, ancora il danese, arriva Di Gennaro costretto ad arretrare, Rossi ha recuperato un pallone per la Juve, questi è Tardelli, ma ancora Di Gennaro gliela soffia, bravissimo Totò. Eccolo Di Gennaro che cerca di giungere in zona tiro, cerca il dribbling, purtroppo Scirea lo ferma, recupera Di Gennaro, ma c'è un fallo però perché Di Gennaro da terra cercava di trattenere la palla e il signor Bergamo, arbitro autoritario, un solo neo sul suo operato. Il fallo di Pioli su Elchiar al 21esimo del primo tempo, a nostro avviso c'era tutto. Comunque decide il signor Bergamo, che sta per il resto tenendo abbastanza saldamente in mano le redini di una partita che d'altra parte il Verona sta governando con una superiorità che soltanto il punteggio non si decide ancora a sintetizzare. È ora Galderisi che recupera un bel pallone, costringe Bonini a mettere oltre la linea dell'out, bravissimo Nanu, molto puntiglioso, ricordiamo una sua bella partita anche a San Siro contro l'Inter. Nanu Galderisi appare in ottima forma anche in questo momento, questi a Volpati che dà a Tricella, ancora Volpati, inquadrato anche Brigel di spalla, eccolo che riceve, siamo al 32esimo ormai del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio. Di Gennaro stupendo al suo lavoro fra due uomini, ancora Totò per Fanna anticipato da Cabrini, ed ora vediamo Boniek in controffensiva, Tricella va a chiuderlo, rimpallo che favorisce Boniek, ma c'è un recupero di Volpati, ancora Boniek e Volpati mette in calcio d'angolo, è il terzo calcio d'angolo per la Juventus, mentre
altrettanti ne ha battuti a questo punto il nostro Verona, ma forse c'è un intervento del signor Bergamo che decide altrimenti. Sì, sembra che per ultimo abbia toccato lo stesso Boniek e quindi c'è ora Garella che ha rimesso in gioco a beneficio di Marangon, che dà a Fontolan, che tocca di Gennaro, apertura quindi per Volpati. Ecco il buon Domenico che cerca l'appoggio profondo per Fanna, sempre in lotta con Cabrini. Pierino se ne va, Cabrini non lo molla, raddoppia la marcatura anche Cirea e poi Cabrini che mette oltre la linea dell'out. Rimessa laterale già eseguita, questi è Volpati. Ed ora arriva Calderisi, fa l'accio di Favero su Calderisi. Il signor Bergamo stranamente lascia correre, brontola il pubblico e ha pure ragione. Questi è Tricella che comunque recupera bene la palla di esterno con grande eleganza per Fontolan, il quale tocca alla brava per Di Gennaro. E questi è Volpati. Ecco il servizio profondo, incornata di Cirea, Cabrini libera, ma recupera ancora il Verona. Il Verona cerca di stringere i tempi, amici sportivi veronesi, continua a lottare con grande ardore ma soprattutto con grande compattezza, attacca in massa senza tuttavia perdere le geometrie, senza perdere la propria fisionomia. Ecco Fontolan e questi è Elkier che cerca lo scambio ma sparacchia via Favero col baffo urgente. Palla quindi per Fanna, ha battuto pure lui. Calcio di punizione quindi che il nostro Pierino si avvia ora a battere. Ecco che sistema la palla, ancora quindi il pallone per Di Gennaro. Ecco Totò che cerca un servizio profondo, Elkier, controllo stupendo, si destreggia, si gira, lo chiudono in fallo laterale, in calcio d'angolo anzi. Stupendo lavoro di Elkier, avete visto un grosso campione questo nostro attaccante, attaccante di razza, cavallo pazzo, l'hanno già definito in tanti modi. Elkier è una vera forza della natura, un'ira di Dio, controlla la palla in modo eccellente, avete visto anche al volo, se n'è andato poi leggero come una ribellula e poi gli hanno messo la palla in calcio d'angolo. Ecco Fanna che batte, ancora Brigel che purtroppo non riesce a trovare il giusto impatto con la palla, ha colpito meglio di tutti ma non è riuscito però a mandare la palla in rete, vedete che se ne adonta un po'. Ora c'è una rimessa dal fondo ad opera della Juventus ma c'è un calcio d'angolo concesso al Verona, forse un po' discutibile questa concessione, probabilmente prima dell'intervento di Brigel Pioli aveva toccato con i ricciolini il pallone, non ci sembrava. Comunque fatto sta che il signor Bergamo, lo stesso che non ci ha concesso il rigore, ora concede questo calcio d'angolo. Ecco Fanna nel mucchio di Gennaro, tacconi, Brigel cerca di destreggiarsi ancora e purtroppo l'azione sfuma. Avete visto, amici sportivi veronesi, lo stupendo stacco di Antonio Di Gennaro che di testa sta diventando veramente bravissimo, non soltanto per il cervello con cui agisce in campo ma anche proprio per i suoi colpi di testa che sono sempre provvidenziali, sia all'attacco, ha segnato, ricordiamo, un bellissimo gol anche contro il Napoli, e anche in difesa nei calci d'angolo avversari. Totò Di Gennaro è sempre pronto ad inserirsi anche in questa occasione, esattamente al 35esimo, incornata stupendamente a rete, poi nella mischia successiva Brigel per poco non riesce ad ammaccare qualche avversario, magari a mettere in rete. Purtroppo Elkier è finito ancora in fuorigioco, stavolta ancora discutibile, ma vediamo che al di là di una prima stizzosa replica anche il buon Elkier riprende Ciondoloni a giocare. Questi è Boniek, ripetiamo, uno dei più vivi della Juventus. Ecco Tardelli che cerca spazi, Brigel su di lui. Tardelli e Brigel, lo ricordiamo, sono stati tra i protagonisti della finalissima mondiale. Anche Rossi che ha dato ora Caricola che cerca di ripescare Rossi, ma c'è Di Gennaro sulla traiettoria. Vedete che il Verona talvolta ridicolizza addirittura la Juventus che non ce la fa a manovrare. Ora è Bonini che tocca a Cabrini, all'indietro quindi per Favero, palla per Tardelli. Boniek che è inquadrato, riceve invece l'opaco Caricola ed ora è Briaschi, anzi Rossi, che cerca spazi. Ferroni, vedete con quanta concentrazione lo segue, Rossi è costretto a girare al largo. All'indietro ancora per il solito Boniek, il quale ingobbisce un po', poi dà sulla fascia destra. Gioco asfittico della Juventus,
Ora è Tardelli che cerca di verticalizzare e Ferroni. Marangon anzi gli mette palla in calcio d'angolo. Siamo a questo punto, amici sportivi veronesi, che state rivivendo con noi le immagini della stupenda partita Verona-Juventus al 37esimo 22 secondi del primo tempo, e vedete come Trapattoni maltratta la fossa in cui l'hanno cacciato. Palla nella nostra area di rigore, è uscito Fontolani, mischia, e ora la palla giunge ancora peraltro alla Juventus, che l'aziona con Favero, che tocca ancora Boniek, il quale tenta un tiro che non impensierisce neppure i fotografi accanto a Garella. Inquadrato Silvano Fontolan, grande stopper a dispetto delle critiche. Questi è Tricella che ha dato a Volpati. Volpati contro Boniek, ancora una volta, amici sportivi veronesi, dobbiamo dire che i nostri giocatori dimostrano di poter giungere sotto la guida di Bagnoli al miglior rendimento. Questi è Brigel che si destreggia bene, ma c'è un recupero di Scirea. Elkier, stupendo controllo, recupera ancora Scirea nella difesa bianconera che stava per essere superata da Brigel ed Elkier. Avete visto, amici sportivi veronesi, che per due volte il libero mondiale Scirea ha dovuto metterci una pezza andando ad intervenire pressoché miracolosamente a beneficio della sua squadra. Ancora il terribile Elkier che si avvia a rimettere in gioco, ecco che si avvia appunto alla rincorsa. Siamo ora al 39esimo ormai del primo tempo, appunto incorna via Cabrini, libera Briaschi addirittura, metà campo da vendere, dicevano sempre i nostri nonni, che non potevano peraltro ammirare un Verona tanto bello e pratico. Ecco Brigel che ha deviato per Galderisi, anticipato da Favero che tocca Boniek, lo insegue Volpati che lo ha già raggiunto, bravo Domenico. Boniek ancora fiato, ma lo raggiunge anche Marangon, e vedete che i nostri hanno già consigliato Boniek a girare al largo. La possibilità dell'azione juventina già sfumata, arriva Furente, Favero va a chiuderlo Di Gennaro, palla per Cabrini, su di lui Tricella. Cabrini, attenzione, del braccio Tricella, e ora crossa, ma vedete che il piede di Di Gennaro ha smorzato il tentativo di Cabrini. Ed ecco il nostro magnifico capitano Roberto Tricella, che non ha avuto in questa partita la possibilità di lavorare tanto, così come ha fatto in altre partite. Questi è Fanna che se ne va e lo mettono giù con uno spintone, anzi è rimasto in piedi Fanna, ma è stato molto evidente la spinta di Scirea, che vedete non è d'accordo. Scirea comunque ha impedito, ed ora viene ammonito Scirea esattamente al 40esimo del primo tempo, naturalmente per aver inveito contro il signor Bergamo per questo fallo su Fanna. Fanna e Di Gennaro ora pronti alla battuta di questo calcio di punizione, anche Bergamo accanto a loro. Ancora Di Gennaro che non si decide a battere, 40 minuti e 18 secondi a questo punto della partita. Il primo tempo si avvia a scadere, lasciando ora Di Gennaro che batte, si avvia ad incornare ora Volpati che ributta nel mucchio. Brigel cerca di raggiungere la palla, Briaschi si avvia a liberare, libera alla fine Cabrini, difesa un po' confusa da parte della Juventus. Ora è Ferroni che dà a Tricella. Stavamo dicendo, amici sportivi veronesi, che a questo punto della partita c'è molta soddisfazione sugli spalti nel vedere la disinvoltura con cui il Verona aggredisce in massa la Juventus, e nello stesso tempo un po' di rammarico per non aver colto il frutto di tanta indiscutibile superiorità. Ancora Tardelli che fa la carognetta e ammacca Marangon, ma recupera Ferrone. Vedete che Marangon si è preso una botta, e questo è il magnifico Nanu Galderisi che sulla fascia destra se ne va e costringe Bonini a mettere in calcio d'angolo. 41 minuti e 9 secondi del primo tempo, naturalmente 0-0 sempre il punteggio, con Fanna che si avvia a battere questo calcio d'angolo, accanto a lui Bonini. Ecco il pallone come sempre nel mucchio, Fontolanna incornato ma non è riuscito a indirizzare bene, Brigel, Volpati, e respinge il piede di Caricola in calcio d'angolo. Forse c'è una semplice rimessa laterale. Avete visto che ancora una volta il nostro Verona ha indirizzato la palla verso la porta di tacconi, è una rimessa laterale, ma quando c'è di mezzo Elkier è una specie di calcio d'angolo. Ecco la palla infatti che giunge in area, anzi poco fuori, è Fanna che rimette in avanti, e Fontolan arriva un po' in ritardo, recupera quindi per la Juventus Cabrini che sparacchia via alla brava, Di Gennaro recupera, Boniek che però all'indietro per Cabrini, e questi è ora Scirea, ancora Cabrini, fermato dal magnifico Di Gennaro, ma recupera Boniek. La Juventus cerca di imbastire qualcosa,
Ripetiamo che tra Verona e Juventus la vera provinciale sembra la formazione bianconera. Avevamo Boniperti accanto a noi ieri accanto alla postazione di Radio Adige e abbiamo visto il presidente bianconero soffrire come un cane nel vedere il nostro magnifico Verona strapazzare la Juventus. A questo punto, esattamente al 42esimo e 28 secondi, Boniperti anzi aveva già abbandonato il posto accanto a noi, non ce la faceva più evidentemente a soffrire. Ora c'è Fontolan che dà a Di Gennaro, naturalmente Guidotti e Chiampan sono rimasti saldamente seduti alle loro poltrone fino alla fine perché ben diverso del loro godimento. Stupendo nel frattempo il dribbling di Galderisi e violento il fallo di Favero che viene ora ammonito dal signor Bergamo. Ora c'è un calcio di punizione per il Verona. Avete visto che con una doppia finta Galderisi ha fatto ammattire Favero che è stato costretto ad un fallaccio e a sua volta il signor Bergamo ha dovuto ammonire il baffuto ex avellinese. Ricordiamo che Favero è venuto alla Juventus un po' per caso, sembrava dovesse andare alla Lazio in cambio di Giordano, poi è rimasto in maglia bianconera a picchiare Galderisi. Ora c'è Fanna che batte Brighel, ancora una volta si alza più di tutti ma non ce la fa ad indirizzare verso la porta di Tacconi. Bellissimo lo stacco di Brighel, purtroppo ancora una volta la mira non è stata delle migliori. Poco più di un minuto ora al termine di questo primo tempo nel corso del quale, lo ripetiamo, avete visto tutti amici sportivi veronesi, il nostro Verona ha attaccato ripetutamente andando vicino al gol in più di un'occasione, meritando a nostro avviso addirittura un calcio di rigore, incontrando un Tacconi molto bravo, ma purtroppo non è bastato per giungere a rete. Ora la Juventus ancora in avanti con Briaschi che ha commesso però un fallo, questi a Fontolan che recupera la palla, è Marangon, poveretto, che si è preso una botta in testa e vedete che ora guarda se c'è un po' di sangue e poi accarezza Briaschi, sempre molto sportivo, ricordiamo nei suoi interventi Luciano Marangon, giocatore che non partecipa mai ai litigi in campo. Nel frattempo Favero ancora una volta è andato ad ammaccare Galderisi che però stavolta gliel'ha restituito e il calcio di punizione è stato assegnato alla Juventus. Bonia che invita un po' i suoi compagni a muoversi, questi è Tardelli. Ed ora c'è un altro bel intervento di Fontolan che costringe all'errore Briaschi, arriva Tricella e quindi ancora un fallo di Favero su Galderisi. Galderisi sembra domandare all'arbitro ma come posso giocare con questo baffuto carabiniere che non mi molla. Comunque Nanu Galderisi ha saputo dare alla squadra ugualmente un contributo eccellente ed ora è Volpati che dà nel mucchio. Elkier è rimasto ora a raggiungere la palla con le mani perché il primo tempo è finito. Amici sportivi veronesi, abbiamo rivisto le immagini di un primo tempo elettrizzante dopo un avvio un po' prudenziale. Il nostro Verona ha preso in mano saldamente le redini dell'incontro e avrebbe a questo punto meritato di andare a segno. Che cosa succederà nel secondo tempo? Quello che possiamo già dire è che ci saranno ancora emozioni. Vedete nel frattempo Platini che abbandona il terreno di gioco e a questo punto andrà negli spogliatoi per sapere se lo fanno giocare un po'. La Juventus effettivamente sembra averne molto bisogno perché la vera grande squadra in campo è stata ancora una volta il nostro magnifico Verona. Ci sentiamo tra qualche istante per la telecronaca del secondo tempo. Amici sportivi veronesi, bentornati davanti ai teleschermi di Telearena. Siamo qui ora per assistere al secondo tempo della partitissima Verona-Juventus che dopo i primi 45 minuti è ancora ferma sullo 0-0 di partenza, un punteggio che mortifica a questo punto le speranze del nostro Verona ma soprattutto quanto il nostro Verona ha saputo produrre sul terreno di gioco, moltissime palle gol contro una Juventus che invece non è mai riuscita ad impensierire severamente Garella. Vedete inquadrati Briaschi e Platini mentre il fischio d'inizio viene dato praticamente nel corso della prima parte
della gara, trascorso una domenica di assoluto riposo, mentre il nostro Verona ha impensierito soveramente Tacconi in più di un'occasione. 0-0 quindi, ripetiamo, che va stretto ai nostri magnifici ragazzi, e vediamo ora che cosa succede nel secondo tempo. Entriamo senz'altro in presa diretta con quanto abbiamo vedendo in campo, dopo aver annotato che è entrato in campo Michel Platini, ma stupisce ancora una volta gli osservatori Trapattoni con la sua mossa tattica. Infatti Michel Platini è entrato in campo non già al posto del terzino Caricola che l'aveva sostituito nella prima parte della gara, bensì al posto di Rossi. Ancora una volta quindi il Verona costringe la Juventus ad un atteggiamento prudenziale tipico di una provinciale. Ora c'è Di Gennaro, riprendiamo senz'altro a commentare la partita seguendo passo passo l'andamento dell'operazione in campo. Elchiar è rimasto a terra dopo un fallo del giovane Pioli. Le formazioni in campo quindi a questo punto sono le seguenti: per il Verona Garella, Ferroni, Marangon, Tricella, Fontolan, Brigel, Fanna, Volpati, Galderisi, Di Gennaro ed Elchier. Per la Juventus Tacconi, Favero, Cabrini, Caricola, Pioli, Scirea, Briaschi, Tardelli, Platini, Bonini e Boniek. Inquadrati ora il dottor Biscardo e il massaggiatore Stefani, che stanno portando i soccorsi del caso al magnifico Preben, Elchier, Larsen, Vichingo, che guida impavido l'attacco gialloblu alla porta bianconera. Attacco sino a questo momento senza gli esiti sperati, siamo ancora, lo ricordiamo, sullo 0-0. Ora c'è il Verona che deve battere un calcio di punizione per farlo appunto di Pioli su Elchier. Elchier si è già rialzato, vediamo Marangon, Di Gennaro e lo stesso Elchier sulla palla. Ecco ancora i ragazzi della curva inquadrati e pronti a sostenere la pattuglia di Bagnoli, impegnata a battere questo calcio di punizione. È Marangon che batte, in corna via Favero, recupera Di Gennaro che ha avuto una buona occasione ma non ha trovato il giusto impatto con la palla. Ora Di Gennaro subito torna a concentrarsi sulla partita, inquadrato Bonini, ed è ora Tacconi che si avvia a rimettere in gioco dal vertice dell'area piccola. Sentite l'urlo Verona Verona che accompagna l'andamento dell'operazione in campo. Il nostro Verona ha del tutto ritrovato, del resto da tempo ormai, un pubblico eccezionale. Stupendo lo stacco di Fontolan, ora risponde Scirea, si avvia a recuperare Volpati, Platini cerca di inseguirlo, Fanna in avanti per Ferroni che dà Galderisi, ancora messo giù da Favero, e brontola vistosamente il popolo gialloblu. Calcio di punizione quindi per il Verona. Ecco Bergamo che ancora una volta rimprovera Favero. Calcio di punizione quindi, e vediamo inquadrato Fanna pronto a battere. Non è cambiato granché nelle marcature del nostro settore difensivo, in quanto Ferroni, che prima marcava Rossi, adesso è andato alla marcatura di Michel Platini. Ecco Fanna che butta in mezzo, butta fuori Scirea, Volpati recupera e Di Gennaro purtroppo non riesce ad intervenire. Ecco Tacconi che scambia breve con Scirea. 3 minuti e 17 secondi del secondo tempo, amici sportivi veronesi. Questi a Marangon che incorna bene, Pioli ha commesso forse fallo su Elchier, sì, così è infatti. Ecco Elchier che invita Pioli ad andarsene. Calcio di punizione appunto per il Verona, inquadrati Di Gennaro e Tardelli. Di Gennaro potrebbe essere addirittura l'erede di Tardelli con la maglia della nazionale. Vediamo ora Bergamo richiamare Boniek che brontolava vistosamente e Bergamo lo rimprovera. Ecco atteggiamento un po' divistico di Bergamo. A lei Verona, lei, urla nel frattempo il pubblico, mentre Di Gennaro ancora non può battere. Siamo sempre sullo 0-0, primi minuti di un secondo tempo che si prospetta elettrizzante come il primo. Per poco Volpati non andava ad incornare, ma vedete che la difesa bianconera ha liberato con Bonini. Ora c'è Fanna, inquadrato Bonini. Fanna si avvia a battere il primo calcio d'angolo della ripresa, il sesto per noi. Ecco la palla nel mucchio, ha incornato via Favero, recupera Marangon dando all'indietro e questi è Tricella. Ancora Marangon impavido sulla fascia. Ecco l'appoggio per Elchier che se ne va, lo fermano, mettono palla però in calcio d'angolo. Forse non ce l'ha fatta Pioli a recuperare la palla prima che questa varcasse la linea dell'auto. No, c'è una semplice rimessa laterale. Sentite quanti applausi e vedete quanti battimani per Elchier. Eccolo qua che si avvia alla sua abituale rimessa laterale violenta, pronto
Golchier a rimettere in gioco, Brigel non ci arriva perché Cabrini mette ancora in calcio d'angolo, sbuccia clamorosamente la palla Marco Tardelli. Anche ai grandi campioni capita di tanto in tanto di sbagliare, sembra veramente incredibile, fatto sta che Tardelli ha rimediato una figuraccia. Ora c'è Fan alla battuta di questo calcio d'angolo, invoca la distanza, mette in mezzo, incorna via Boniek e questi è Bonini. Boniek, ma Di Gennaro lo raggiunge, bravissimo, lo mettono giù, lo pestano, calcio di punizione, Totò Di Gennaro pronto a battere, anche Marangon accanto a lui, va a ringare qualcosa a Tardelli. Serie B, urla il pubblico, sentite, all'indirizzo di Madama Juventus. Ora c'è Elkier che effettua una bella deviazione, ma forse bisogna ripetere, sì, la battuta, bravissimo comunque Elkier, molto bello il suo atteggiamento atletico. Ora va recuperato il pallone perché la punizione di Di Gennaro deve essere ripetuta. Umiliazione notevole, sentite, per la gloriosa squadra bianconera che viene invitata ad andarsene addirittura in B. Elkier, Brigel! Purtroppo non è riuscito Brigel ad incornare produttivamente, è andato a cercare la palla con la testa, eccolo, guardate come arranca, ma non ce la fa proprio, e poi è stato Volpati che ha cercato di battere tacconi. Ancora una volta fortunata la Juventus, ma c'è il magnifico Tricella che ora ferma Boniek in controffensiva. Briaschi, Boniek, Briaschi, palla fuori. Ora c'è una rimessa laterale quindi per il nostro Verone, vedete inquadrato Bagnoli in buca come i suggeritori nelle filodrammatiche di una volta. Questo è Di Gennaro che scambia con Tricella, rimessa laterale per la Juventus. Cabrini inquadrato di spalle, ecco il suo appoggio per Favero dalla parte opposta, vediamo un po' chi c'è. È Caricola che viene fermato da Marangon che si becca un'altra botta, ne ha prese diverse, poveraccio, sulla spalla stavolta. Caricola butta via la palla con un atteggiamento non molto elegante, e ora c'è Brigel e c'è l'ammonizione ora di Caricola all'ottavo minuto del secondo tempo. Ammonito, ripetiamo, Caricola, e vedete che il signor Bergamo, dopo aver annotato i nomi di Scirea, di Favero, annota anche quello di Caricola sul suo taccuino. Impietoso il pubblico, Serie B all'indirizzo della Juventus, ed effettivamente c'è da dire, amici sportivi veronesi, che questa Juventus è stata ridicolizzata dal Verona. Ripetiamo che Garella fino a questo punto della partita, nel frattempo c'è Galderisi che salta tacconi, siamo ormai all'ottavo del secondo tempo e sino a questo punto Garella non è mai stato impensierito dai cosiddetti campioni d'Italia. Tacconi e Scirea pronti a rimettere in gioco. Siamo sempre sullo 0-0, punteggio, ripetiamo, stretto per il nostro magnifico Verona che lotta da par suo dall'alto della sua bellissima posizione in classifica, il primo posto, lo ricordiamo. Ora Elkier che ancora lotta, Tardelli però recupera la palla, la scambia con, vediamo un po', è Platini che cerca spazio e lancia in avanti ora Favero. Dalla parte opposta ancora Boniek, ora cerca un appoggio e questi è Tardelli, Magarella raccoglie senza grosse difficoltà. Ora Volpati, lascia Tricella, quindi Di Gennaro, molto elegante il disimpegno dei nostri ancora una volta. Ecco ancora Tricella, lancio profondo, Volpati però non ce la fa, un po' perché i suoi verdi anni se ne sono andati da qualche tempo, e anche perché, per dire il vero, il lancio del suo amicone Tricella non era così impeccabile come tanti altri interventi del nostro signor capitano. 9 minuti e 8 secondi ora del secondo tempo, sempre 0-0, ecco Tacconi che butta nella nostra metà campo, Cabrini, Briaschi, Fontolan lo ferma, ancora Cabrini però, attenzione, ecco il lancio per Boniek, botta Garella di piede, amici sportivi veronesi. Avete visto che abbiamo corso anche noi per la prima volta nella partita un grosso pericolo al decimo con Boniek che su imbeccata di Cabrini ha trovato questo varco e Garella con grande intuito è riuscito a metterci il piede, bravissimo Claudio Garella, un ale ale boom boom se lo merita anche lui, mentre ora c'è Di Gennaro che serve a Fontolan, riprende a manovrare il Verona, ecco Elkier che fa il diavolo a 4, Cabrini gli soffia la palla, lotte fra i due, vediamo Elkier che continua a brontolare con tutti,
non si sa bene se la sua aria è più violenta, più da prendere in giro. Vedete che poi si è abbracciato con Cabrini, veramente un tipaccio questo Elker. Ora c'è un disimpegno difensivo della Juventus, un po' affannoso. Caricola affonda la schiena semplicemente e cerca lo servizio per Tardelli. Di Gennaro inquadrato, ora Platini, Tardelli, Brigel lo ferma ed è Volpati che si becca questo fallo da Tardelli, ma poi recupera Tricella. Ora Volpati ancora, è bravo il nostro dentista, questi è Galderisi. Quindi Tricella, Di Gennaro, bellissima azione. Di Gennaro cercava di concluderla ma non ce l'ha fatta ed è ora la Juventus che disimpegna, ma c'è Fanna che supera Tacconi, se ne va, è finito il campo. Che peccato, qui siamo all'undicesimo del secondo tempo e questa volta su un errato disimpegno difensivo della difesa bianconera, Pierino Fanna, che vedete poveretto si è sporcato tutta la maglia, si spella le mani dagli applausi il pubblico. Avete visto, amici sportivi veronesi, che Pierino Fanna ha sfiorato ancora una volta il gol. Siamo all'undicesimo del secondo tempo, 0-0 sempre il punteggio. Ecco Tacconi che butta in avanti, Fontolan in corna via, Di Gennaro, Marangon. Torniamo ora a vedere il Verona in avanti, ecco Fanna, tutto imbrattato di bianco. Ferroni cerca di andarsene, fa l'attaccante lui, lo ferma ora Platini, recupera Bonio, che ma recupera ancora l'incredibile Ferroni. Questi è Volpati, fermato da Cabrini, rimessa laterale, vedete che Trapattoni fa il furbetto e non dà la palla a Volpati, molto preoccupato evidentemente l'allenatore bianconero. Ecco Volpati che rimette comunque in gioco, Tricella governa la palla con la consueta eleganza, vedete, metà campo da vendere, è il Verona la grossa squadra della Juventus, la squadra provinciale. Ecco Dige, avete sentito? Ecco, si sentono quasi le parole, abbiamo sentito Di Ananu, non sappiamo cosa, ma sappiamo comunque che i nostri giocatori ascoltano sempre gli insegnamenti dei Bagnoli, così come si vede dal loro comportamento in campo. Questo è il Verona che cerca di attaccare, ma c'è uno stacco di Favero e ora Ferroni, quindi Cabrini, ed è ora Platini. Elchiar va a disturbarlo e Platini, vedete che cava dal suo repertorio un colpetto di genio. Ancora Platini, apre dalla parte opposta, arriva ancora ora Caricola che cerca l'appoggio per Briaschi e se ne va, ma Fontolan controlla che Briaschi oltrepassi senza problemi per noi la linea di fondo. Siamo al tredicesimo del secondo tempo, sempre 0-0. Ecco Fontolan che tocca a Marangon, tra qualche istante per rivivere le emozioni di ieri lasceremo la parola alla nostra radiocronaca diretta. Questi Elchier, fermato fallosamente da un intervento di Scirea, non è d'accordo Scirea, ma vedete che Elchier costringe molto spesso i difensori avversari a qualche fallo. Ora c'è un calcio di punizione per il nostro Verona, Scirea vedete non è d'accordo ancora, ma ha ragione il signor Bergamo. Ripetiamo che tra qualche istante potremo lasciare la parola alla registrazione in diretta della nostra radiocronaca appunto di ieri dai microfoni giallo-blu di Adige. Nel frattempo vediamo Fanna che si avvia a rimettere in gioco, a battere questo calcio di punizione. Ecco nel mucchio, non riescono i nostri ad incornare, siamo ormai al quattordicesimo del secondo tempo naturalmente. Questi è Scirea e ora Di Gennaro recupera un bel pallone per noi, lo dà Ferroni, avanza ancora Ferroni, ora ecco l'appoggio per Di Gennaro e quindi Volpati, Fanna, entriamo in presa diretta. Ma c'è Tacconi che recupera, ha dato ora a Bonini e questi è Fanna in lotta con Cabrini, Bonini ancora, ora Cabrini in lotta con Fanna e c'è un calcio di punizione per la Juventus, già battuto a beneficio di Boniek che apre quindi per Tardelli, quindi Platini. Ora è Boniek che cerca un servizio profondo ma Ferroni consente il recupero della palla da parte di Garella, palla quindi ancora per Marangon sulla fascia sinistra, Platini di spalle, ancora il Verona che manovra con
un grosso senso del collettivo, se ne va bene Di Gennaro. Ecco l'appoggio quindi per Ferroni, siamo al quindicesimo ormai. Ecco l'appoggio per Fanna, cerca a sua volta di entrare in dribbling, tocco per Briga, l'anticipato da Tardelli, recupera Volpati che lascia ancora Fanna, ancora il Verona all'attacco. Ecco Fanna che cerca un servizio profondo per Elchiar, chiede via per Galderisi, anticipato da Cirea che butta fuori, recupera ancora Fanna, il nostro Verona cerca Varchi. Ecco Ferroni che dà l'indietro per Fontolan, Fontolan nel settore centrale, apre per Marangon, Marangon in posizione ancora della sinistra, attacca ancora Marangon sulla fascia, sbaglia il passaggio profondo che viene fermato da Boniek, che da Platini, che serve subito Cabrini, attenzione Cabrini, un altro dei più svegli della Juve, attacca improvvisamente in posizione della sinistra, cerca di raggiungerlo Volpati, Cabrini all'indietro per Platini, sempre in lotta con Ferroni, Platini sulla tre quarti, fa lavorare l'avanzante Tardelli atteso da Brigel, ecco ancora il nostro Verona però che esce stupendamente con Tricella, stupendo il suo intervento, bello l'appoggio per Di Gennaro che scatta, serve Elchiar che dà ancora Di Gennaro che apre per Fanna, azione da manuale del Verona, ecco Fanna, Fanna sulla fascia destra, potrebbe entrare in area, cross dalla parte opposta, Galderisi, rete! Sedicesimo del secondo tempo, Nanu Galderisi, ale 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 ale, là c'è la giustizia amici sportivi veronesi, Nanu 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 Nanu, bom 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 bom, Verona 1 Juventus 0 e finalmente il nostro magnifico Verona riceve il premio sacrosanto, ma attacca la Juventus, attenzione, non si può mai riposare, ha messo fuori Ferroni, recupera Cabrini. E questa, ripetiamo, era la nostra radiocronaca di ieri dai microfoni gialloblu di Radio Adige, che abbiamo risentito per rivivere l'emozionante momento del gol, anzi della rete. Vedete quanto è arrabbiato Trapattoni, riprendiamo adesso a commentare la partita rivedendola dopo diverse ore di tempo, l'emozione tuttavia sempre grande. Ecco Nanu che costringe Cirea ad un errato intervento, siamo al 17:39, amici sportivi veronesi, il nostro magnifico Verona è andato in vantaggio, avete visto, con un gol assolutamente stupendo realizzato da Nanu Galderisi, ora attacca Tardelli che viene messo giù e quindi c'è un'azione certamente pericolosa per noi in quanto ci sarà un calcio di punizione che dovrà battere Platini. Ecco, rivediamo il fallo su Tardelli e sono stati prima Tricella e poi Di Gennaro a scontrarsi con il campione bianconero. Ripetiamo amici sportivi veronesi, inquadrato ora Galderisi che vedete ancora festante per questo bellissimo gol. Ecco il tabellone che funziona giusto ed ecco i magnifici ragazzi della curva che intonano questo canto per i nostri che hanno saputo ancora una volta infilare la porta juventina come già nelle tre precedenti partite qui al Bentegodi, le ultime tre partite contro la Juventus prima di questa avevano visto ancora una volta il nostro Verona vincere e Nanu Galderisi ancora una volta come lo scorso anno ci ha regalato un gol stupendo, l'azione l'avete vista, è stata veramente magnifica, da manuale diremmo. Ora c'è Beniamino Vignola che si avvia ad entrare in campo, vedete che Trapattoni non sa più a che santo votarsi, inquadrati Tardelli e Cabrini per la battuta di questo calcio di punizione, siamo ora al 19° del secondo tempo naturalmente, ora Platini che però spara altissimo e il pubblico emette un sospiro di sollievo. Ecco Platini che sembra non prendersela troppo, inquadrato ora Cabrini mentre Garella cerca di recuperare un pallone che non arriva, è rimasto in curva anche questo pallone, ha segnato Nanu Galderisi, ripetiamo amici sportivi veronesi, al 16° del secondo tempo, ale ale bom bom quindi per il nostro magnifico attaccante, ora inquadrati Garella e Volpati, il pallone non si recupera, questo è un tifoso molto coraggioso, avete visto, pur di non pagare il biglietto, avete visto dove si è cacciato, ne parleremo nella nostra trasmissione rete, mentre ora c'è Bergamo
l'arbitro della contesa che finalmente ha consentito a Garella di rimettere in gioco il pallone. È stato recuperato, inquadrato Claudio Garella, che è stato impegnato una volta sola al decimo del secondo tempo, ma che ha dimostrato in quell'occasione tutta la sua bravura. Ecco tutto il teleschermo per lui, ma c'è ora Beniamino Vignola, amico di molti qui a Verona, e gli lascia il posto Caricola con l'ingresso in campo di Beniamino Vignola, che ricordiamo è diventato campione proprio con la maglia gialloblu. Ecco abbandonare il campo Caricola. Dicevamo, amici sportivi veronesi, che con l'ingresso in campo di Vignola la Juventus acquista una fisionomia un po' più logica, ma vedete che i campioni sono sempre i nostri. Guardate quanto è bravo Brigel in mezzo a tre bianconeri, ed è ora c'è Galderisi che non riesce a servire Brigel. C'è stato un fallo forse su Galderisi, ora c'è uno scontro fra Tardelli e Fanna. Fanna è rimasto a terra a questo punto. Il gioco prosegue, ora c'è Boniek che dà Vignola, che tenta la botta, Briaschi ha deviato e Garella parato. Fanna è rimasto a terra, ma nessuno si degna di dargli uno sguardo. Ora c'è Galderisi che cerca di recuperare un pallone. Di solito quando un giocatore a terra si usa a buttare la palla fuori per consentire all'arbitro di dargli i soccorsi del caso, ma la Juventus, che va tanto fiera del proprio stile, continua invece a giocare lasciando il nostro Verona in 10 uomini. Atteggiamento fischiatissimo questo da parte del pubblico. Coboniek che dà Vignola, ma esce bene Marangon. Palla quindi che si avvia ad uscire, ma c'è Favero che la tiene in campo e dà ancora Pioli. Vedete che Fanna è ancora a terra, è incredibile che i giocatori della Juventus non buttino la palla oltre la linea dell'out. Questi è Boniek, sentite come brontola il pubblico per omissione di soccorso. E ora finalmente Bergamo invita il dottor Biscardo e il massaggiatore Stefano ad entrare in campo. Finalmente Fanna riceve i soccorsi del caso. Vediamo però che ora il signor Bergamo va a vedere un po' che cosa Fanna. Ora Favero brontola, ma forse le proteste di Favero hanno avuto qualche esito, perché se non ricordiamo male ora il signor Bergamo va a sostituirsi al dottor Biscardo per emettere una sua diagnosi. Inquadrati Galderisi, Sicirea, Boniek e Bonini, ancora Bergamo. Ora vedete che Bergamo parla con Boniek. Fanna si rialza e viene ammonito, un risveglio non proprio. Fanna per aver esagerato le conseguenze di questa caduta o per aver egli stesso commesso fallo su Tardelli. Fatto sta che Pierino si rialza e siamo ora al 23esimo del secondo tempo, quindi 22 minuti ancora da giocare, da lottare con il nostro Verona, amici sportivi veronesi. In magnifico vantaggio per 1-0 in seguito al gol stupendamente realizzato da Nanu Galderisi al 16esimo del secondo tempo. Questo secondo tempo che ci ha regalato ancora una volta un Verona ancora più bello che non nel primo. Ora la Juventus non ha più nulla da perdere, naturalmente cerca di farsi sotto. Questo è Tardelli che cerca un servizio per qualcuno, poi tiene la palla, arriva Scirea ma lo chiude Marangon, palla in fallo laterale, rimessa laterale quindi ancora. Ora Tricella, vedete, indica ai suoi dove sistemarsi. Ecco inquadrati i due compaesani e diciamo senz'altro i due migliori liberi d'Italia. Questi è Boniek contro Brigel, all'indietro Favero. Ora vediamo chi è inquadrato, ecco Beniamino, su di lui Galderisi, ancora Vignola, cerca il lancio profondo. Questi è Scirea che, vedete, si sta dando molto da fare per ridare alla Juventus una fisionomia degna di una squadra non già grande, quantomeno normale. Ma ora c'è Volpati che rimette in gioco e questi è Nanu, bel lavoro di Nanu, fallaccio di Cabrini, ma Nanu resiste. Elkier, ancora Galderisi e questi è Fanna, amici sportivi veronesi. Ecco Pierino in lotta con Favero, tiro, tacconi, para. 24esimo e 29 secondi del secondo tempo, il nostro Verona incredibilmente vicino al raddoppio con un'azione stupenda di Nanu Galderisi.
Manu Calderisi in forma eccellente, l'avevamo visto già a San Siro contro l'Inter, ha disputato contro i suoi ex compagni della Juventus una partita brillantissima, ha dato a Fanna la possibilità, ora c'è Cabrini in controffensiva, vedete, ecco il suo cross dalla parte opposta, Fontolan, magnifico, mette fuori e ancora Fanna si avvia a riproporre la manovra giallo-blu. Stavamo dicendo che Calderisi ha propiziato l'azione che Fanna purtroppo non è riuscito a ben concludere anche per l'ottimo intervento di Tacconi. Ora la Juventus cerca di farsi sotto, ecco Boniek, ripetiamo, senz'altro forse il migliore tra i bianconeri con Scirea, Tardelli e Cabrini. Ora c'è un lancio per Platini che vedete ha spostato Ferroni credendolo un lussemburghese, calcio di punizione comunque per il Verona ed ecco che Tricella invita Platini a tornare all'indietro, ecco Garella che si avvia a buttare la palla nella metà campo della Juventus, questi è Gnanu ancora una volta magnifico all'indietro per Di Gennaro ed ora Di Gennaro arretra, questi è Fanna, Marangon, eccolo che arriva, infatti lo immaginavamo, ecco il suo appoggio profondo, ancora Elkier, stavolta ancora in fuorigioco. Siamo al 26esimo ora del secondo tempo, naturalmente Juventus 0 Verona 1, il punteggio, Nano Calderisi ha abbattuto la Juventus e ripetiamo che sino a questo punto il punteggio di 1-0 è addirittura un po' striminzito nel fotografare la superiorità sicura del nostro magnifico Verona contro i campioni d'Italia. Guardate Tricella come esce dall'area, ecco l'appoggio per Elkier, se ne va Preben, fallaccio di Pioli, calcio di punizione, ecco Elkier dice ma guarda un po' se è il caso di maltrattare così un piede vichingo, calcio di punizione per il Verona. Questo Pioli è considerato una promessa del calcio italiano, ma Elkier vedete l'ha costretto a dei fallacci da randellatore qualunque. Questi è Di Gennaro, fa lavorare un po' Tricella il quale controlla e ora c'è un tocco all'indietro per Garella, inquadrato ora Bruni in panchina, anzi accanto alla panchina mentre si sta scaldando per dare il suo contributo nel caso ve ne fosse bisogno. Cabrini nel frattempo ha lanciato Vignola, fermato ancora una volta dal magnifico Fontolan. Tutti i nostri giocatori, amici sportivi veronesi, meritano, come potete ben vedere, uno schietto elogio per quanto hanno saputo far vedere in campo. Bagnoli al termine della partita ha ricordato che si potrebbe ripetere per il Verona di oggi quello che ora c'è Ferroni, stupendo il suo stacco su Platini, quello che si poteva dire tempo fa del Bologna di Bernardini, ora Calderisi da Di Gennaro che apre per Brigel che affonda i colpi e il suo tiraccio incontra il piede di Scirea che libera ancora una volta e salva la situazione per la Juventus. Amici sportivi veronesi, avete visto il nostro Verona ancora una volta vicinissimo al gol al 28esimo con Brigel, 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 urlano le brigate gialloblu e questi ora Fanna che si avvia a battere questo calcio d'angolo per i giocatori del Verona. Non avevamo nel frattempo concluso la nostra frase, così si gioca soltanto in paradiso, ha ricordato ieri Bagnoli a proposito del nostro Verona e ora Bonini comunque che libera per la Juventus. Juventus che come vedete cerca di affondare i colpi ma non vi riesce perché il nostro Verona è bravissimo a chiudersi. Ecco Vignola, questi è Boniek, già Brigel è tornato su di lui, fa lavorare ancora Scirea, ecco Volpati che lo controlla, palla quindi per Briaschi che lo scorso anno con i suoi scatti pareva un fulmine di guerra ma che Fontolan avete visto ha annichilito con la sua posta atletica e con il suo senso eccellente della posizione. Siamo ormai alla mezz'ora quasi del secondo tempo, ancora Calderisi in lotta con Favero, lotta da par su Calderisi, bel tocco di Gennaro anticipato Favero e ora è Bonini che dà a Vignola, fermato da Tricella, fallo, brontola Bonini, calcio di punizione per la Juventus, ride Bergamo, vedete, all'indirizzo delle proteste di Bonini accanto al quale è ora Scirea, ecco il suo tocco per Vignola, ricordiamo che anche Bonini è un ex allievo di Bagnoli, proprio il nostro magnifico allenatore
ebbe a valorizzare le doti di questo cursore nelle file del Cesena, che conquistò la promozione. Ora c'è una mischia davanti a Garella, che comunque riesce a raccogliere. C'è un fallo di Briaschi. Ecco Fontolan che invita Briaschi a non maltrattargli il suo portiere. Calma, dice Garella, vedete, ecco, non è successo niente, è molto tranquillo Claudio Garella, ci vuole altro per spaventarlo. A proposito del nostro magnifico portierone, ricordiamo che a questo punto è il portiere meno battuto del campionato, e questa statistica conforta quanto andiamo dicendo da tempo. A proposito delle sue prestazioni, Claudio Garella si è ormai buttato alle spalle, sono dimenticatissime, se così si può dire, le critiche che gli venivano un tempo rivolte, non certamente comunque in Riva all'Adige. E oggi Garella è uno dei migliori portieri italiani senza dubbio, mentre c'è Bonini che ferma Fanna toccando all'indietro per Tacconi. E questi è quindi Pioli, ancora la Juventus che cerca di manovrare con Bonini, eccolo nel settore centrale, palla quindi per Favero che cerca di raccapezzarsi un po', ecco Nanu che va a disturbarlo, Boniek, quindi Scirea molto generoso, vedete, ecco il suo lancio profondo, ma Ferroni controlla. Platini nel corso di questo secondo tempo ha mostrato semplicemente un tocco elegante nel corso della prima parte del secondo tempo, adesso vedete sta guardando la partita con una certa nonchalance, ma è Ferroni che lo ferma implacabile ad ogni intervento. Ora Bonini che si avvia a rimettere in gioco, siamo al 31esimo e 15 secondi, questi è Vignola, ecco Pioli, Elchiar che va a disturbarlo, ecco Elchiar ringhiante su di lui, gli porta via la palla, la porta via Cabrini, anzi Preben Elchiar si conquista molte simpatie dal popolo gialloblu, non soltanto per la sua classe di campione ma anche perché lotta su molti palloni, ritorna, è un grosso giocatore che ha sposato appieno anche il verbo del collettivo. Ecco Vignola, Briaschi, Tricella, impeccabile Fanna, e questo è Di Gennaro, Bonini su di lui, accelerazione di Di Gennaro, palla per Galderisi, purtroppo la palla supera la linea dell'out. Scirea rimette in gioco, questo è Tardelli, la Juventus ci riprova ma sembra non trovare le fila del gioco. Ora è Vignola, ecco quindi Bonini, palla per Platini che non ce la fa, c'è un fallo però stavolta di Ferroni, ma già Platini batte e arriva quindi sulla fascia destra ancora Favero, ecco il suo cross, mischia Cabrini, Volpati, Garella, nulla di fatto per questo tentativo della Juventus al 33esimo. Ora c'è Elchiar che evita una randellata che potrebbe stroncare un bue. Un fallo di Pioli non è stato ben inquadrato dalla telecamera. Ecco Elchiar che va a brontolare all'indirizzo di Boniek. Uno è polacco, l'altro danese. Il pista qui inquadrato in primo piano, il magnifico magazziniere del Verona. Tutti magnifici quelli che girano attorno al Verona. Dicevamo, non ha capito una parola ma è intervenuto a difendere Elchiar. Ecco Elchiar che dice ora al signor Bergamo che va tutto bene. Pioli e Boniek hanno mollato un paio di botte ad Elchiar che avete visto ha resistito con una caparbietà incredibile. Ora Elchiar è andato in fuorigioco dall'altra parte, un grande lottatore il nostro magnifico vichingo. Ora c'è Pioli che dà a Favero, quindi Bonini, cerca la Juventus di combinare qualcosa, ancora Favero attacca con i difensori ma al piccolo trotto, ecco Tardelli, lasciamo ora la parola tra qualche istante in presa diretta con i microfoni gialloblu di Radio Adige per vedere altri momenti emozionanti di questa partita. Vignola alla battuta. Ancora Vignola. Avanti, Brigel si erge stupendamente su tutti come il grattacielo, recupera Pioli, recupera magnifico Fontolan che sale più in alto di tutti, ancora Favero da Tardelli che butta in avanti, ancora Fontolan, magnifico Bonia che spara, respinge il corpo di Ferroni fino alla cardiopalma, amici sportivi veronesi, sono terribili ora i bianconeri, sembrano un'altra squadra. Ecco Pioli che avanza sulla fascia sinistra, tocca per Bonia che lo chiude Volpati, ancora Bonia che è in posizione della sinistra, ecco il suo cross, Platini cerca di metterci l'esterno, non riesce a giungere il suo pallone, ora c'è un miracolo di Garella
fu doppio tentativo di Tardelli e Platini. Incredibile doppio miracolo di Garella, amici sportivi veronesi, 36esimo del secondo tempo, e quelli che stavano preparando il monumento per Galderisi in Piazza Bra possono costruirgliene uno vicino, ci vorrà un po' di pietra in più per il grande, grandissimo Claudio Garella, che ha impedito alla Juventus di giungere ad un pareggio che sarebbe una beffa per il Verona. Ma ora c'è Elkjær che supera Pioli, Elkjær in area, Elkjær in area, rete! Sportivi veronesi è la miglior squadra d'Italia. Preben, Elkjær, Larsen ha fatto davvero per 3, 36esimo del secondo tempo, soddisfazione indicibile, è la più grande partita del nostro Verona mai vista sulla faccia della terra. Amici sportivi veronesi, Preben, Elkjær, Larsen, è partito da metà campo, ha infinocchiato Pioli e Scirea, se n'è andato tutto solo sulla fascia sinistra, ha stretto verso il centro, ha fatto un gol più bello di quello di Ascoli. Amici sportivi veronesi, chi ha visto in TV il gol di Ascoli certamente potrà immaginare cosa andiamo dicendo. La Juventus attacca con Vignola, attenzione, la sua botta respinge il corpo di Tricella. E riprendiamo, amici sportivi veronesi, il commento a distanza dopo aver rivissuto le stupende e indimenticabili emozioni che ci ha riservato Preben, Elkjær, Larsen. Vedete Trapattoni che non capisce più niente. Ripetiamo, amici sportivi veronesi, il gol di Elkjær si commenta da solo, è stato un gol da grandissimo campione. Il nostro Verona a questo punto, nel momento in cui vedete queste immagini, siamo al 36esimo e 46 secondi del secondo tempo, e quindi a questo punto, amici sportivi veronesi, il nostro magnifico Verona vede la possibilità di condurre in porto questa vittoria tanto sognata. Ora vedete un fallaccio di Boniek su Volpati, nervosissimo naturalmente Boniek, vediamo che Volpati se la prende, Tricella è andato a tranquillizzarlo. Ripetiamo, amici sportivi veronesi, il sogno accarezzato nel corso di una lunga settimana di attesa ora mostra di potersi felicemente realizzare. Nanu Galderisi al 16esimo e Preben Elkjær Larsen al 36esimo hanno condotto per mano il nostro magnifico Verona a questo punteggio di 2-0. Ora c'è Tricella che viene ammonito un po' frettolosamente per aver perso un po' di tempo. Ecco Bergamo che brontola con Tricella, il quale alla fine gli dice: ma sì, hai ragione pure tu, quello che importa è che il nostro Verona a questo punto conduce per 2-0 e cerca di portare in porto questa vittoria che consentirebbe al Verona di rimanere ancora una volta sulla vetta della classifica. Quello che poteva sembrare solo un sogno, ora c'è Fanna che viene fermato da Favero, c'è un altro calcio d'angolo, quello che poteva sembrare solo un sogno continua, amici sportivi veronesi, ma ormai non è più un sogno qualunque, è una realtà magnifica. Il nostro Verona ormai potrebbe sorprendere soltanto quando i risultati non fossero così positivi. Ecco Fan che butta nel mucchio, Tacconi riesce ad anticipare Brigel. Tutti i nostri giocatori meritano un ampio elogio, non sappiamo chi elogiare più degli altri. Avete visto comunque, amici sportivi veronesi, la Juventus letteralmente cancellata e distrutta dalla pattuglia di Bagnoli. Vediamo ora le ultime festose immagini della partita, questi a Scirea. Siamo ora al 39esimo, soltanto 6 minuti quindi prima di esultare definitivamente, ma l'esultanza a questo punto è già legittima. Ecco Cabrini, Fontolana stupendo in corna. Vediamo, ripetiamo le ultime scaramucce, questi a Scirea contro Di Gennaro, questi è ora Marangon, lascia a Garella, poi c'è Tricella inquadrato, Cabrini uno dei meno peggio della Juve ma non è servito, Garella butta nella metà campo bianconera dove c'è Scirea che controlla e si levano al cielo inni, bandiere e canti per il magnifico Verona di Bagnoli, assiso saldamente nella prima posizione della classifica.
Corricchia la Juventus, ma non trova più niente. Ora c'è Tardelli, Boniek che continua a lottare, Tardelli su di lui, Fanna, ecco il cross di Tardelli, Platini su Cabrini, stupendo di Gennaro, quindi Ferroni recupera Brigel e guardate come controlla. È incredibile come un giocatore gigantesco come Brigel sappia destreggiarsi con grande abilità in mezzo a tanti avversari. Ora Brigel ha dato ad Elkier, dalla parte opposta arriva Fanna, il nostro Verona vuole l'apoteosi, ecco Fanna, ancora Pierino, palla che giunge a Galderisi e guardate Nanu, ecco il suo pallonetto, traversa, amici sportivi veronesi, sarebbe venuto giù lo stadio se un gol del genere l'avesse fatto Maradona, ce lo dovremmo sorbire infinite volte. Vediamo ora Tricella e Ferroni che stanno parlottando tra loro, ma sono già contenti, vedete. Nel frattempo, al 40° di questo incredibile secondo tempo, Nanu Galderisi ha effettuato un tocco da maestro, un pallonetto che ci ha ricordato quelli di Belgrado, allorché il nostro piccolo campione riuscì a porsi in evidenza non soltanto in Italia ma anche in tutta Europa. Vedete una bella inquadratura di Bagnoli e Bruni che ricorda sempre più Dirceu nell'atteggiamento ma anche nel gioco. Ora deve entrare in campo per sostituire qualcuno dei nostri, ci sembra che sia Galderisi richiamato in panchina. Bagnoli è solito effettuare queste sostituzioni. Ecco, Bagnoli chiede se c'è qualcuno che sta bene o sta male, comunque entra in campo, ecco Stefani che invita Nanu Galderisi, no anzi Fanna, Pierino Fanna ad uscire, entra in campo Bruni e applausi scroscianti per Pierino Fanna, ancora una volta protagonista, eccolo abbandonare il terreno di gioco. Amici sportivi veronesi, è entrato in campo Bruni al posto di Fanna. Bagnoli è solito effettuare queste sostituzioni per guadagnare qualche secondo prezioso quando il risultato ci arriva. Siamo, grazie al cielo, abituati a queste operazioni. È ora la Juventus che attacca con Boniek, molto generoso, botta alta. Boniek è senz'altro il miglior bianconero unitamente a Scirea. Eccolo che sta parlando con Tricella che gli dà una benevola pacca sulla nuca. Ecco che Boniek ancora sta parlando e l'urlo di Serie B accompagna gli ultimi minuti dolorosi della Juventus e saluta invece festosamente la stupenda impresa del nostro Verona. A questo punto 42 minuti e 22 secondi del secondo tempo, ricordiamo che oltre ai gol di Galderisi ed Elkier c'è stata una stupenda traversa di Galderisi. Ora Elkier in lotta con Pioli, temporeggia stavolta Preben e attende aiuti, evita un fallaccio di Tardelli. Ancora quindi il Verona che manovra ora con Brigel. Verona padrone del campo, esce comunque dalla mischia ora Favero, il quale cerca poi di andarsene sulla fascia, lo raggiunge Di Gennaro, palla per Briaschi, stupendo ancora una volta Silvano Fontolan e ora un'altra sostituzione, esce Galderisi ed entra in campo Donà, chiamato a dar manforte alla squadra nel tentativo di conservare il punteggio. Ed ecco Nanu Galderisi che abbraccia il pista mentre viene inquadrato Donà, che si avventura sul terreno verde del Bentegodi pronto a dare il suo contributo. 43 minuti e 26 secondi, la partita si avvia alla sua conclusione. Il Verona, ripetiamo, oltre ai due gol di Galderisi ed Elkier ha colpito una traversa clamorosa con Galderisi, mentre lo stesso Elkier ha subito a nostro avviso un fallo da rigore. Questo è ora Vignola che apre per Pioli che non ce la fa e i canti per il Verona si fanno sempre più alti e festosi. Ora inquadrato Tricella che va a farla alla sinistra. Stiamo vincendo per 2-0 nei confronti della Juventus, 4 punti in classifica ci separano dalla Juventus campione d'Italia, 5 punti di vantaggio sulla Roma che andremo ad affrontare
domenica prossima all'Olimpico, nella terza delle partite terribili che la squadra di Bagnoli si trova a dover affrontare in questo periodo del campionato. Ecco Garella che dà a Terricella. Ricordiamo che all'inizio del campionato si diceva che l'avvio del Verona era terribile e che tutt'al più dopo la settima giornata si sarebbe potuto respirare un po'. Se fino a questo momento si doveva temere, figuriamoci un po' che cosa si potrà fare. Ora c'è un fallo un po' cattivello di Boniek, il quale viene ammonito per questo intervento falloso su Marangon. Siamo al 45esimo, ricordiamo che Boniek e Marangon sono pure amici, hanno lo stesso manager, ma non è previsto nel contratto che si risparmino le pacche, è previsto invece che si diano una mano appena subite le stesse. Questi è Terricella che butta in avanti ed ora ancora il magnifico condottiero nordico. Si tratta naturalmente di Elkjær che scucchiaia un pallone per Di Gennaro, ancora Elkjær e lo butta giù Pioli. Stupenda azione di Elkjær, magnifico ancora una volta. Amici sportivi veronesi, il nostro magnifico condottiero dell'attacco che ha accanto a sé quell'altro eccezionale e giovane capitano di Ventura che risponde al nome di Nano Galderisi. Ripetiamo, amici sportivi veronesi, Elkjær è stato uno spettacolo nello spettacolo. Ora c'è qualche scaramuccia fra tifosi, qualche juventino in mezzo ai gialloblu, ma grazie al cielo non ci sono stati disordine, perché anche la superiorità del Verona è stata così massiccia, così schiacciante. E torniamo ad inebriarci delle immagini finali della partita e il naufragarne dolce in questo mare, direbbe il poeta, se ci è consentita la citazione, visto che dobbiamo sempre cercare parole nuove per esaltare questo nostro magnifico Verona che ormai ha fatto esaurire tutti i vocabolari della stampa locale, non questi avvolpati. È un momento di grande felicità questo, mentre ora la partita è finita. Ale 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 bom bom, amici sportivi veronesi, per il nostro magnifico Verona che ora saluta i mille e mille tifosi accorsi ad applaudire la pattuglia di Bagnoli. Ecco i ragazzi in maglia gialloblu che vanno al centro del campo a raccogliere l'applauso del trionfo, dell'apoteosi. Abbiamo detto di questa partita, è stato detto da altri, lo diciamo a nostra volta, guardate come sono felici i nostri, abbiamo detto e ripetuto, ecco i nostri che fanno commovente grappolo al centro del campo.